Primo video da Tutto Tech e oggi parliamo, come avevamo detto precedentemente, della telecamera Olympus TDG Tracker. Entriamo un pochettino più nel merito della cosa. Vi avevo fatto vedere tempo fa come poter trasferire i dati di altitudine, GPS, velocità, eccetera eccetera, con vari grafici bellini. Vi metterò poi qui sopra la scheda di quel video e oggi entriamo un po' più nello specifico per quanto riguarda le funzionalità di questa telecamera. Esatto ragazzi, io in questo video lascio totalmente la parola a Miki, che è l'esperto del settore. Vi lascio nelle sue ottime mani e anzitutto, prima di tutto, sigla! Parliamo finalmente della Olympus TDG Tracker, questa telecamera che è una sportscam ma che ha delle peculiarità e una forma leggermente diversa dalle altre. Ottimi video in 4K a 30 fps, una lente f2.0 e una resistenza agli urti e agli spruzzi all'acqua, ma la peculiarità più bella ancora rispetto a tante altre sue concorrenti è che questa è fine a se stessa, non ha bisogno di un case esterno. Non appena voi ricaricate le batterie, vi basterà semplicemente immergervi piuttosto che andare a fare qualsiasi tipo di sport e lei è già pronta all'utilizzo. Altra cosa intelligente che hanno fatto, hanno messo qui sotto una vite alla quale va montato il maniglione che vi facevo vedere nel precedente video e al quale si possono montare tutti gli accessori della GoPro. Io ero un felice possessore di GoPro Hero 3 Black Edition. Quando mi è arrivata questa, sinceramente, sulle prime sono rimasto un pochettino spiazzato, poi ho voluto dargli una possibilità e mi sono reso conto che effettivamente aveva delle grossissime potenzialità. E poi quando ho scoperto, dopo aver venduto la GoPro, ho scoperto che tutti gli accessori che pensavo di non farmene più nulla li posso adattare tranquillamente a questa macchina. Abbiamo poi un grandangolo a terra, quindi fuori dall'acqua, di 204 gradi e in acqua di 94 gradi. Questo prodotto viene venduto in due colorazioni, o verde come la mia, un verde molto acceso e brillante, oppure nera. Misure comunque abbastanza ridotte anche rapportate alla forma che ha questa telecamera, che vuole appunto ricordare le telecamere che si utilizzano comunemente, 35, 56, 93, con un peso di circa 180 grammi, compresa la batteria e la scheda. Sul lato sinistro della cam troverà posto lo schermo di 3,8 pollici che si può orientare in questo senso. Ha due modalità di regolazione per quanto riguarda la luminosità dello schermo ed è uno schermo LCD. Bilanciamento del bianco, ha delle modalità automatica, il sole, subacquea e nuvoloso. Vi posso garantire che lasciandolo in automatico il bilanciamento del bianco fa un ottimo lavoro. Si riesce tranquillamente a passare da una condizione di scarsa luminosità a una di normale luminosità o di estrema luminosità e verrà gestito in maniera egregia questo passaggio da un tipo di luce all'altro. Con questa telecamera si possono fare time-lapse, si possono effettuare dei video in slow motion mettendo una risoluzione leggermente più bassa ma con degli FPS che arrivano fino a 240. La telecamera supporta delle schede, delle micro SD fino ad un massimo di 128 giga ed è compatibile anche con le UHSI. La casa dichiara che la telecamera riesce a resistere degli urti fino a 2,10 m di altezza. È totalmente impermeabile grazie al fatto che tutti i tasti sono stati chiusi in maniera sigillati praticamente e resiste fino a 30 metri di profondità, che naturalmente paragonato ad una GoPro che con un case di quelli di ultima generazione o comunque quelli che si possono acquistare separatamente mi sembra che possa arrivare a 50-60 metri. Però diciamo che la comodità di questa è non dover utilizzare dei case esterni come dicevo prima. E questo ne favorisce anche la parte audio, che naturalmente sott'acqua non servirà, però se io non devo utilizzare un case esterno, anche per riuscire a ripararla dalla polvere, ad esempio dalla sabbia, se mi dovessi trovare in determinate condizioni, questo fa sì che l'audio stereo con i due microfoni che sono posti in alto sia un audio comunque buono.
Altra caratteristica, è stato inserito una luce qui nella parte frontale, un LED, da 60 lumen, quindi anche in condizioni di scarsa luminosità o totale buio, accendendo questo LED si ha la possibilità di effettuare delle riprese con una buona risoluzione. Non teme nemmeno le basse temperature, viene garantito un utilizzo fino a meno 10 gradi. Stabilizzazione su 5 assi. Vi posso garantire che l'ho provata e dà ottimi risultati. Altra cosa che non sapevo di questa telecamera quando mi è stata regalata è che aveva il GPS interno e il Wi-Fi. Allora, la telecamera Olympus ha di potersi connettere col vostro cellulare tramite Wi-Fi per passare delle informazioni particolari che ora vi illustrerò. Ci sono due app da scaricare, una che gestisce la telecamera in modalità di visione e l'altra che vi gestisce invece tutta una serie di parametri ed importa dall'altra app il filmato più determinati parametri che sono un accelerometro, un rilevatore di temperatura, un rilevatore di immersione in acqua e un sensore di pressione barometrica, altimetro, eccetera, eccetera. Tutti questi dati non vanno persi. Nel momento in cui voi fate una registrazione, viene creata all'interno della telecamera una cartella log. Su questa cartella vengono caricati dalla telecamera automaticamente tutti quanti quelli che sono i file di tutti questi dati. Nel momento in cui andate ad esportare il filmato sul vostro cellulare, questo acquisisce sia i dati video sia i dati log. Dopodiché potete fare un trasferimento sull'altra app e lì, una volta elaborata, potete decidere quali dati visualizzare direttamente sul vostro schermo. Quindi vi metterò qui la scheda del precedente video dove vi spiegavo come poter effettuare questo tipo di operazione, che sinceramente in alcuni ambiti video, secondo me, è molto bella da visualizzare. Parliamo poi della parte posteriore della telecamera. Ha uno sportellino, anch'esso chiuso ermeticamente, basterà abbassare questa levetta, aprire lo sportello e nella parte posteriore trovate l'alloggiamento per la micro SD, il mini HDMI, USB e la batteria. Abbiamo una batteria agli ioni di litio da 1350 mAh. La batteria può essere ricaricata direttamente con il cavo USB che è dato in dotazione senza estrarla dalla telecamera. Facendo delle riprese in 4K a 30 frame per secondo vi garantiscono 90 minuti di autonomia. Comunque potreste anche effettuare un acquisto di una seconda batteria per non rimanere senza. La telecamera, tra le tante peculiarità, ha anche quella di resistere a uno schiacciamento fino a 100 kg. Quindi per una sportscam è un qualcosa di importante, visto come vengono in alcuni casi trattate. Nella parte anteriore della telecamera trovate una levetta che serve semplicemente per staccare il copriobiettivo, che l'unica funzione che ha è quello di proteggere ulteriormente la lente sferica che è posta sull'anteriore. Nella parte alta della telecamera trovate l'indicazione 4K, i due microfoni, dopodiché trovate 5 tasti, quello per la registrazione, il menu, l'ok, avanti e indietro. Abbiamo poi 4 modalità di grandangolo, diciamo, una molto ampia che è il wide, poi abbiamo la funzione fish che è leggermente più stretto, quindi per tutti coloro che mi chiedevano ma come posso eliminare quel fastidioso effetto fisheye che può piacere o non piacere, a parte dei software la telecamera dà la possibilità di impostare fish per poter avere un'immagine leggermente meno grandangolare ed eliminare di parecchio la stondatura. Dopodiché esistono altre due modalità che di solito vengono utilizzate sott'acqua, che sono la Wide Plus e la Fish Plus. Passiamo ora ai pro e contro. Sicuramente il pro è un filmato in 4K a 30 frame al secondo con sensore di movimento e GPS. Questo quindi vi garantisce un ottimo video, avendo poi delle informazioni da poter aggiungere in un video magari dove volete far vedere determinati dati. Come dicevo prima, l'assenza della custodia di un case esterno, quindi telecamera fine a se stessa, vi garantisce la possibilità di un'ottima resistenza all'immersione, naturalmente, spruzzi d'acqua, polvere, sabbia, e questo favorisce l'audio. Nel momento in cui sto facendo delle riprese fuori dall'acqua, questo fa sì che l'audio dei microfoni non venga comunque schermato dal case esterno. La luce frontale mi dà la possibilità, anche in totale assenza di luce,
di poter effettuare ugualmente le riprese, i sensori che vengono a darmi una mano per rendere più completo il mio video a livello grafico. Robusto e affidabile, questi dati che vengono dichiarati dalla casa mi danno la certezza di avere una telecamera che, se anche dovesse cadere o dovesse succedere qualsiasi cosa, la telecamera, fino ad un certo limite naturalmente, continuerà a funzionare. L'attacco standard che viene montato sotto la telecamera, quello diciamo degli accessori della GoPro, che comunemente adesso viene utilizzato come standard da quasi tutte le sports cam, questo mi dà appunto, come nel mio caso, la possibilità che, se ho venduto la GoPro, gli accessori che mi sono rimasti io li possa riutilizzare su questa. Il bilanciamento del bianco, secondo me, è un punto di forza di questa telecamera. Il sensore che, nel momento in cui io mi immergo in acqua, rileva il fatto che sono in acqua e quindi va a fare un ulteriore bilanciamento del bianco. Passiamo ai contro. Allora, la cosa che subito mi è balzata all'occhio è il fatto che lo schermo si ruota, mi dà la possibilità di avere un'ottima visuale di ciò che sto riprendendo, ma cioè ruota nel senso che comunque bascola da questa parte, ma non può ruotare sul suo asse. Quindi se io per caso ho la telecamera a questa altezza e volessi vedere, non ho la possibilità di ruotarlo. Su alcuni forum ho letto che questa telecamera, quando si monta la lente per andare sott'acqua, comunque la telecamera produce del calore. Con la temperatura molto più bassa dell'acqua è possibile che in alcuni casi, non vi so dire che percentuale, a me non è mai capitato, si possa formare della condensa all'interno del coprilente. Le dimensioni e il peso poi sono leggermente più grandi rispetto a quelle di una GoPro ad esempio, ma sinceramente io utilizzandola non ho avuto grossi impedimenti. Diciamo che attivando quella funzione dei sensori è una cosa stupenda da una parte da poter vedere, ma naturalmente va ad influire sulla durata della batteria. Se per caso non avete un software che possa fare dell'editing e gestire anche i download della vostra telecamera, si possono scaricare i file naturalmente o con un adattatore micro SD a USB oppure collegando direttamente il cavetto USB dato in dotazione. Il vostro computer non ha un software che gestisca l'acquisizione dell'immagine ed eventualmente un minimo di editing, Olympus vi mette all'interno della confezione un disco con all'interno un loro software che vi dà la possibilità sia di importare i file e quindi di poterli gestire, sia di poterli editare. È un software molto basico. Oltre a questo vi dà anche la possibilità di controllare l'aggiornamento della vostra telecamera. Con telecamera collegata all'alimentazione o con batteria pienamente carica, si connette direttamente al vostro computer, si fa una ricerca tramite il software che viene dato in dotazione, c'è una voce aggiornamento software e da lì potete controllare se la versione del vostro firmware interno è già quella ultima o è da aggiornare. Vi comparirà semplicemente una tabella con su scritto se è da aggiornare o meno. Dopodiché è molto intuitivo da dover utilizzare. Quindi ragazzi, tirando le somme, cosa si può dire? Che è una telecamera affidabile, ha parecchie peculiarità che altre non hanno, il prezzo comunque è molto più contenuto rispetto alle altre. Stiamo parlando, controllando ultimamente, di prezzi a partire dai 198 euro per quelle, penso, ricondizionate di Amazon, ad arrivare a un massimo di 298 euro. E avete comunque una sportscam che è già pronta e fine a se stessa per poter essere immersa in acqua o seguirvi in qualsiasi sport estremo voi vogliate fare. Tanti punti positivi a suo favore, alcuni anche negativi, ma relativi secondo me. Se per caso avete voi altre esperienze con questa sportscam che non vi ho menzionato nel video, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Per adesso lascio la parola a me e a mio fratello. Come avete potuto vedere, è una telecamera che ha qualche peculiarità come sportscam del segmento tipo GoPro, oppure tante altre action cam che abbiamo visto presentate sul mercato. Diciamo che questa si differenzia dalle altre sia per la forma, sia per determinate caratteristiche che vi abbiamo elencato. Ragazzi, troverete il link come al solito in descrizione del prodotto che Michele vi ha illustrato egregiamente. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così verrete avvisati non appena verranno pubblicati i nuovi video. E che dire, al prossimo video! Ciao ragazzi! Ciao!